migliaia di donne, ma anche tanti tanti uomini rifiutano di obbedire a un comando culturale e politico per il quale è previsto che la relazione tra uomo e donna sia fondata su un rapporto gerarchico, su un codice maschilista, sessista, che prevede che le donne tornino a essere ornamento, preda delle attività venatorie di un genere maschile malato di onnipotenza. C'è un'Italia migliore.